Salve! Se ben vi ricordate, qualche settimana fa è uscito un video sul canale nel quale portavo la moto, il GSX-R, dai ragazzi di Motocycle, essenzialmente per fare che cosa? Filtro, mappa, visto che abbiamo montato finalmente dopo un anno lo scarico completo al GSX-R, altri lavoretti che poi vi spiegherò, ma soprattutto il lancio al banco per capire effettivamente quanti cavalli non sfruttiamo in pista. Quindi, visto che il buon Luca mi ha mandato un messaggio poco fa e mi ha detto che la moto è pronta, non ci resta altro che andare giù, prendere la macchina, attaccare il nostro carrello dell'81 e andare a recuperare i GSX-R. Andiamo! Sapete, io sono sempre molto sincero. Il motivo principale per cui abbia voluto così fortemente lo scarico completo, il filtro e la mappa è essenzialmente un motivo termico, non tanto di prestazioni, perché chi ha un 1000 moderno lo sa, chi ha un 1000 in generale lo sa. Le prestazioni da originale sono anche fin troppo per noi amatori. Il motivo è principalmente termico perché con il catalizzatore le temperature di esercizio del motore erano perennemente alte, estate e inverno. E uno dei modi per far lavorare al meglio un motore e abbassare le temperature di esercizio, senza dubbio, tirare via il catalizzatore originale. Andiamola a mettere sul banco e andiamo a capire quanto realmente abbiamo guadagnato. Quest'anno avrò un problema fonometrico alla moto. Abbiamo mappato dal buon Peppo Russo, chi è del Nord Italia, ma anche chi non è del Nord Italia in generale lo conoscerà sicuramente, uno dei guru sulle centraline. Se poi tutto questo lavoro andrà anche a migliorare quel fastidioso on-off che si ha quando si va a prendere in mano il gas, tanto meglio. Se notate, i più attenti, ma spero anche i meno attenti, visto che è palese ed è sotto gli occhi di tutti, la moto è scarenata da mesi e mesi. Questo perché, con l'aiuto del buon Teo di Sbrem Design, che vi invito a seguire su Instagram, vi lascio qua sotto il suo nickname, con l'aiuto del solito Checco Vittiglio, abbiamo deciso di dare un taglio netto con lo schifosissimo 2021 caratterizzato da persone di me, e abbiamo deciso insieme di creare la livrea definitiva. Piccolo adesivo qua e là, ma direi che tutto sommato è pronta, è fatta, mi piace.
Mi piace davvero davvero tanto. Vediamo se anche in questo caso ci saranno quelli che romperanno le palle. Ma il grigio è troppo grigio, il nero è troppo nero, il fluo è troppo fluo, il bianco è troppo bianco. Il gusto estetico è ovviamente soggettivo, personalmente mi piace davvero tanto. Ho voluto farlo su base nera perché quest'anno sono incazzato nero. I più attenti, oltre alla parte estetica, avranno sicuramente notato che c'è anche qualche altra chicca, oltre alla mappa, oltre alla centralina, oltre alla livrea. I tubi diretti dei freni anteriori. I tubi non faranno più tutto quel giro che vi avevo spiegato nel video dedicato al GSX-R, nel caso non l'aveste visto ve lo lascio qua in alto a destra, ma saranno dei tubi diretti, semplicissimi come in tutte le moto da corsa. Un tubo singolo che dalla pompa scende fino più o meno all'altezza del parafango, una T montata subito sotto che ha il compito principale di sdoppiare il tubo e farlo finire direttamente nelle pinze. In teoria dovrebbe cambiare notevolmente il feeling della frenata. Vista appunto la mappatura della centralina, sono stati eliminati tutte quelle apparecchiature che per l'utilizzo racing praticamente non servono più. Leva per recupero vapori benzina, recuperi vapori olio, eccetera eccetera, con conseguente, seppur minimo, risparmio di peso. Inoltre, i più attenti, anche se non è semplicissimo da notare, avranno sicuramente notato che i ragazzi di Motocycle hanno fatto secondo me un gran lavoro, un lavoro di fino, ma un lavoro fatto per bene, sistemarmi interamente il cablaggio elettrico nella parte anteriore e nella parte posteriore. Me l'hanno semplificato, me l'hanno messo centrale in modo tale che non mi disturba neanche quando vado a montare il codone. Nella parte anteriore me l'hanno ridotto, insomma hanno fatto veramente un lavoro di fino, bello anche da vedere. Livrea definitiva, lavori definitivi. A questa moto qua sinceramente non penso di farci altro, ha già tutto così. Non resta altro che provarla. 19 marzo Cremona con il buon Fulvione, con i ragazzi di Racing Factory. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, tanto saprò già che ci sarà qualcuno che dirà: era più bella rosa, era più bella verde, c'è troppo grigio, c'è troppo nero, c'è troppo giallo, c'è troppa gente che parla a cazzo. Ci si vede a un prossimo video. Salve!